Ciao Mormux. Come va? Ho proprio tanta voglia di romperti le scatole, adesso. Caschi male collega. Proprio ora devi rompere. Proprio ora che ti ho detto che devo fare il video di questa perla che ho appena scoperto. E dai. Voglio comparire nel tuo video XXX. Mi limiterò solo ad utilizzare la chat di Steam ogni tanto, tanto il gioco lo stai giocando da lì, quindi non potrai spengermi. Agagaga. Bastardo, mi hai fregato. Bene signori e signore. Il titolo di oggi per la rubrica Random Gameplay è secondo me una piccola perla appartenente al genere FPS Roguelite. Showcase 2073. Questo gioco rappresenta, per quel poco che finora ho visto, un tocco di originalità in questo sottogenere di roguelike che ultimamente sta vedendo il proliferare di titoli sempre uguali, che mai si distinguono dai predecessori che ho già trattato in questa rubrica e che pertanto non sono degni di recensione. Questo gioco in particolare è un mix fra un FPS roguelike e Pac-Man. Se avete capito bene. Proprio il Pac-Man di qualche decennio fa che andava in giro per i labirinti a mangiare le palline e che la mia generazione ricorda ancora con affetto. In questo titolo infatti anche voi dovrete andare in giro per un labirinto generato in maniera diversa ad ogni partita a fare la stessa cosa. Quando avrete raccolto tutte le palline il livello finirà, se invece morirete dovrete ricominciare tutto da capo in un nuovo livello. Ogni partita per quanto ho capito dura al massimo 5 livelli. Ovviamente, visto che il gioco è un ibrido con un FPS, dovrete sopravvivere ad orde di robot che, al posto dei fantasmi di Pac-Man, in questo gioco cercheranno di farvi fuori. E per farlo non dovrete mangiarveli, ma utilizzare il vostro fidato fucile d'assalto. Questo fucile, per quanto sia credo l'unica arma del gioco, è comunque stato gestito in maniera magistrale dallo sviluppatore. Innanzitutto, i colpi sparati a vuoto rimbalzano contro gli ostacoli presenti nell'arena ed inoltre, come vedete nel video, quando colpirete i nemici, si attiverà una sorta di bullet time che vi farà godere al rallentatore le loro morti, rendendo il gameplay davvero coinvolgente. Non pensiate comunque che questo sia un titolo semplice grazie a questa caratteristica. Nonostante il bullet time, infatti i nemici sono davvero tanti e il gioco è veramente molto frenetico. Oltre a tutto questo l'ambiente di gioco è completamente distruttibile come avete già visto. Questo poi vale sia per i vostri attacchi, sia per quelli dei nemici. Non è infatti raro essere presi alle spalle da un nemico che ha sfondato un muro dietro di voi, ed essere uccisi. I punti vita in questo gioco vedrete che sono davvero molto pochi. La vostra arma ha anche un fuoco secondario lanciamissili, attivabile col tasto destro del mouse. I missili, al contrario dei proiettili, non sono infiniti, ma vanno raccolti raccogliendo le palle rosse sul terreno. Ogni palla rossa fornisce 10 missili. Le palle verdi invece riportano al massimo la vostra salute. La trama del gioco è molto semplice. L'arena in cui giocate fa parte di uno show televisivo trasmesso nel 2073. Fine. Non è certo il punto di forza del gioco, ma d'altronde un titolo del genere non è necessaria. L'unico punto davvero debole che ho trovato finora nel breve lasso di tempo che ho passato su questo titolo sono gli spike lag che a volte si presentano quando spawnano troppi nemici assieme o, soprattutto, quando ci sono troppi proiettili in giro che rimbalzano per la mappa. Se fossi lo sviluppatore io interverrei limitando sia lo spawn sia il numero di proiettili sparabili, il gioco ne gioverebbe. Detto questo, nonostante questo difetto e nonostante i contenuti non certo abbondanti, ritengo in conclusione questo titolo un piccolo capolavoro, specie per il prezzo che ha. Io se fossi in voi lo prenderei di corsa prima che lo sviluppatore si accorga di aver creato un capolavoro e magari decida di alzarlo. Mai speso un solo euro in un videogioco così bene in vita mia. Veramente, invece di comprare indie di merda fatti male come Red Lake a questa cifra e divertirvi solo con i bug, se volete un consiglio, fatevi questo piccolo regalo. Mormux, grazie della pubblicità gratuita XDXDXD. Attiva oggi sono stato buono. Sperando di avervi dato un buon consiglio per l'acquisto del vostro prossimo titolo, vi do il solito arrivederci alla prossima.